Non voglio bloccare il flusso creativo delle vostre condivisioni. Adesso me lo sono ripassato 5 minuti fa, giusto per non essere troppo impreparato. Però non ho capito, come al solito, quasi nulla. Diciamo, soprattutto il sentire e l'essere, ecco, la differenza fra il sentire e l'essere non l'ho proprio inquadrata benissimo. A me già il sentire mi basta e avanza, ecco. Giordano ti risponde molto volentieri, sai. Prima Dai, Jordi. di rispondere a Harry, devo dire che mi ha messo di fronte a come sto io adesso, come ho fatto fino adesso. Mi ha fatto un po' da specchio questa cosa. Sono tre gradi, tre livelli proprio. Terzo diventi quella cosa. Il terzo, scusa, dimentico? Non ti ho sentito, il Diventi terzo. quella cosa. Ah, diventi quella cosa. Che bella, bella interpretazione. Non l'avrei detta così, quindi davvero tanti complimenti da parte mia. Diventi quella cosa, sì, è vero. Quindi diventi, cioè, tu sei dentro, talmente dentro che tu sei quell'esperienza lì, sì, assolutamente sono d'accordo, è molto bella come tu esisti in quanto sei non più parte dell'esperienza, ma tu la sostieni, la interpreti, la espandi, sì, sono d'accordo con te. Possiamo parlare fare l'esempio di Angelica e del roteare, no? Provi, non sai com'è. Poi inizia a piacerti, ma sei ancora staccato. Ma nell'essere diventi da troppo. E tutto ti sta. Tutto connesso. Non so, c'è una. Ciao, ciao. C'è un pezzo di Lowen che ho pubblicato su un altro articolo che era quello dello spazio, non so se vi ricordate. Lowen nello spazio dice che le cose possono essere caricate di energia, gli spazi, no? E dice che gli impressionisti l'avevano capito, quindi una cosa caricata di energia assume tutt'altro aspetto, come vibrante, cioè probabilmente a livello quantistico gira qualcosa di diverso, no? Questo ormai adesso è acquisito, ma allora non lo era. E la cosa interessante è che, per esempio, Bruce ci dimostra che quando poi lui si accalora, parla, eccetera, e il suo collegamento magari non è così forte, così stabile. Il collegamento viene meno perché lui carica, mette tante parole e piano piano il collegamento non c'è più. È una metafora energetica molto importante. C'è una esperta di Theta Healing con cui lavora Mirella, che ho visto anch'io, che mi dice: come mai, vedi, quando c'è qualcosa che ci stiamo dicendo e non quadra, va via la linea. Quando invece siamo tutti entrambi caricati, la linea è perfetta. Come mai? Che succede? Cioè, davvero qui arriviamo a livelli molto più profondi. Però perdonatemi l'excursus, torniamo alle basi. Enrico ti ha risposto? No, non riesco a afferrare il concetto, Marco, al Allora, problema. ti do altre metafore, perché poi alla fine parliamo sempre di metafore. Allora, l'altra metafora che può esserti utile è che l'essere, il tuo modo di essere, è più espanso del singolo sentire e si accomoda, si interseca, si come delle tessere di un mosaico, si
sistema all'interno di un mondo dove tu senti e poi fai, e quello che fai conferma quello che senti, quindi i due sistemi sono già allineati, allora l'essere si manifesta. Ora, è chiaro che c'è sempre una percentuale di essere tuo o mio rispetto al potenziale che abbiamo che si manifesta. Però sapere che tutta la terapia, tutto il nostro modo di esistere, lasciamo stare anche la terapia, tutta la nostra energia che infondiamo su questa terra è fruibile, è estrinsecabile in tre grosse manifestazioni di noi, che sono quelle di cui poi parliamo sempre in terapia. È molto interessante perché se non te lo dicono, se non lo sai, se non ci ragioni, ti ritrovi a essere confinato in un livello solo. Ci sono persone che vengono da me e sono sempre perennemente sul fare, quindi sono bloccati nel fare, non sanno cosa fare, non hanno più voglia di fare, bloccano tutto, escono. E soprattutto una cosa che ho scritto, che credo nell'articolo di stamattina o di ieri mattina, o se no lo pubblicherò giovedì, ma è già pubblicato, comunque ve lo posso linkare, in qualche modo se io sto male, vivo male, il mio sentire è in opposizione al mio fare, siccome io non riconosco più in quello che faccio il mio sentire, allora blocco, quindi non faccio più perché sento che non mi rappresenta più. Ma se io blocco e esco, non ho più riferimenti. Quindi quando ho sentito che le cose non mi rappresentavano più, sono uscito, ma alla fine ho confinato la mia vita. Invece ho da interpretare il mio fare sempre come un'avventura, un'esperienza, un metterlo a prova, e c'è sempre qualcosa che si scatena nel fare. Nell'andare a vedere una casa, nel pensare di fare un altro lavoro, nel leggere, nell'agire, nel non uscire dai riferimenti consueti, anche se mi hanno fatto stare male, per esempio da una relazione con cui in realtà non sono in sintonia, io no, non ho il diritto universale di uscire ora, uscirò come una fioritura, ma se esco improvvisamente senza un legame tra fare e sentire, allora io non ci sarà nulla che mi può aiutare. Allora, come chiave di lettura potrei dire che è un po' quando il fare è in sintonia col sentire. Il fare e il sentire, quando Sono non in sono in sintonia. sintonia tu vivi male. Quando decidi che vivi bene e che la prima cosa è il benessere e ti soffermi sul corpo come centro, metti il corpo al centro perché hai capito che il corpo unifica, il corpo toglie i paradossi, le antinomie, i compromessi, eccetera, fa quadrare tutto, allora senti che il tuo fare, il tuo essere piano piano inizia ad essere in relazione, senza cambiare vita, è questa la scommessa. Le persone che vengono da me in terapia, ma voi, per molti di voi vengono in terapia, non si sentono mai dire né da me e credo, spero, da nessun terapeuta, hai fatto bene ad estraniarti, a isolarti, a non mandare avanti il circolo vizioso di prima. Può essere che tu abbia fatto bene per poi ricostruirti una vita, ma poi ritornare alla vita, devi comunque ripercorrere qualche legame, perché altrimenti ti butti con delle presunzioni, presumi che poi di lì andrà bene. Quindi, per iniziare comunque proprio la base, l'ABC, vi faccio provare il Whirling, che poi riproveremo alla fine, in modo da farvi capire qual è il vostro stadio, se adesso vi sentite nel fare, se vi sentite nel sentire, se vi sentite nell'essere, come vi percepite, ok? Quindi ci alziamo in piedi e vi faccio provare questa fondamentale esperienza che io poi lì nell'articolo ho condiviso con quello che ha scoperto mia figlia che ha 1 anno e mezzo, ma in realtà era da anni e anni che osservavo questo fenomeno.
Il Wheeling l'ho fatto già provare in diverse classi, è da lì che poi è nata questa osservazione. Come si effettua il Wheeling? Io adesso ho un problema, come sapete, alla spalla, quindi non posso stare tanto con la spalla in alto, ma comunque il palmo è rivolto verso l'alto, il sinistro, e il palmo destro è verso il basso. E inizio a girare. Il piede sinistro fa perno, quindi gira su se stesso, e invece il piede sinistro fa il giro più largo, no? Piano piano entrate nell'esercizio e sentite che il medico vi ha detto di fare qualcosa che vi farà stare bene e voi lo fate. È un fare. Dopo un po' sento che sto facendo qualcosa, ma che non arriverò a qualcos'altro, perché il coinvolgimento è relativo. Ok, dopo qualche giro mi fermo, magari c'è qualche giramento di testa, ma non è questo che vi sconvolge. Ok, ci fermiamo. Ok, adesso normalmente questo arriva dopo qualche giorno che voi effettuate i 5 tibetani, o solo questo che è il primo tibetano, il Wheeling. Oppure, quando meno ve l'aspettate, se continuate a mantenere questo fare, dopo un po' sentite che vi siete abituati, quindi che c'è uno spazio che si apre di esperienza. Oppure ancora decidete, lo faccio più velocemente, con più intensità e con più posta in gioco, se capite la metafora. Quindi vi chiedo di farlo con più posta in gioco, un pochino più velocemente, un po' più dentro, e la metafora del dentro sapete quello che significa per voi. E poi, tra un minuto o due, ci ritroviamo qui per condividere, ok? Sempre lo stesso esercizio, solo che io adesso inizio a girare molto più forte. Posso perdere l'equilibrio. Ok, poi mi metto con i due palmi in questo modo, li fisso i miei due pollici e arrivo a ritrovare l'equilibrio e mi fermo. È possibile che in questa dinamica io decida di sentire e questo mi porta tutto quello che c'è sotto. Ogni esperienza di coinvolgimento ci porta alla superficie quello che abbiamo dentro, no? Che abbiamo sotto la superficie, appunto. Quindi può essere che io ho sentito coinvolgimento, ma ho sentito anche qualcosa che non mi aspettavo, quindi una nausea, una paura, un disorientamento, una vertigine, ma mi prendo tutto perché ho deciso di mettere più posta in gioco. Il terzo livello invece si basa sul principio del piacere, come i bambini. Quindi ad un certo punto io adesso ricomincerò a farlo non per metterci più posta, per andare più veloce, con delle categorie che mi impegnano di più, ma con delle categorie molto più di sintesi, molto più di piacere, molto più di entusiasmo, passione. Vedete, sono più emotive, sono più naturali, sono meno di prova, sono più di raccogliere quel che c'è e di intensità pura, esattamente come i bambini. I bambini nel vortice non si preoccupano di cadere, non si preoccupano di nulla, vanno proprio a sentire la sensazione di vertigine, di stravolgimento delle prospettive, e alla fine ridono, scherzano e si sentono che hanno raggiunto qualcosa, che si sono espresse. Siamo dalle parti della creatività. Quindi vi chiedo di farlo in questo terzo intendimento, se ci siamo capiti.
E che ci sia la fine della vertigine o della nausea. Cede presto il passo alla bella sensazione che ci ha fatto provare e ci ha lasciato. Mi ha fatto un po' male la spalla, come contraccolpo, però sono stato dentro e mi sono tanto divertito. Ora vi prego di condividere come sono state queste tre esperienze, se ci sono domande o se volete appunto osservare qualcosa. Della nausea che mi sarebbe venuta dopo. Adesso invece dico, però questa nausea non la voglio sentire, cioè non mi piace. Ce l'avevo anche da piccola, però ero lì che giravo. E più sono andata in profondità, più mi... cioè dopo il primo whirling che ho fatto con qualche spensieratezza, pensando al magnete, eccetera, poi ho sentito il vomito e ho detto no, che palle. Vi ricordate che alcuni di voi che appunto vengono in seduta individuale, io faccio fare l'esercizio se avessi 16 anni oggi, come mi sentirei, no? O se avessi l'età migliore per me, quella che ricordo con piacere. Ricordo Claudio che ha fatto questo esercizio, si è trasformato. Quindi in realtà il whirling è l'aspetto corporeo del filo rosso che si ritrova in terapia con noi stessi coinvolti, noi stessi appassionati, noi stessi al di là di tutte le menate, noi stessi che ci riprendiamo quello spirito vitale. E questo è puro Alexander Lowen, che è il fondatore della bioenergetica, questo lui dice, no? C'è padronanza, c'è potenziale, quindi consapevolezza, padronanza e potenziale. Quindi prima capisco, poi inizio a muovermici bene e poi io sviluppo tutto il mio potenziale, ma per sviluppare tutto il mio potenziale ho bisogno di ritornare a certe dimensioni, a certi parametri, a certe caratteristiche. Quindi misuro quanto mi diverto, misuro quanto mi coinvolgo, non misuro tutto il resto, non misuro complessità, positivo, negativo, mi butto e cerco di sentire la sintesi, quello che è davvero più importante per me. Enrico? Altri? Cioè io l'ho fatto, ma la seconda volta mi sono buttato e però è andata male, sono caduto rovinosamente sulla cuccia del cane, mi sono anche fatto male un fianco. E allora mi sono detto, ecco, è sempre così, quando ti butti con entusiasmo in una cosa, poi c'è la fregatura, alla fine è la fottuta. Per cui la terza volta sono stato bello tranquillo e l'ho fatto e mi è venuto la nausea, però almeno non sono caduto, non mi sono fatto male. Sì, però non puoi negare che se stai tanto tempo nel 2, il 3 fiorisce automaticamente. Ditemi solo se vi è chiaro questo. Se stai tanto tempo nel chiederti più coinvolgimento, più posta, più profondità, più no, ti giochi un po' di più delle tue chance, ti metti in gioco. Quando tu vuoi stare meglio, ti metti sempre in gioco. Cioè decidi, è un bel rischio, decidi questa vita non mi piace, ed è un bel rischio fino a quando resti nella seconda posizione di vita, senti tutto, ma nella terza, dopo che ci sei stato tanto nel sentire, a un certo punto è la vita che ti fa scegliere, segui un guizzo, segui un'intuizione, segui un movimento, segui una memoria corporea e emotiva di tanto tempo fa dove non ti facevi tutte queste menate, non eri incardinato, il tuo diaframma non era così bloccato, e quindi vai, quando prendi quell'abbrivio lì, allora, e succede in tutte le terapie, allora
accade qualcosa di diverso, davvero di illuminante. Ti quadra? Quando mi accadrà, mi quadrerà. Sì, no, se ti quadra dal punto di vista logico, dal punto di vista... Sì, ok. Cioè, se c'è una verità sottostante secondo te, poi dopo è chiaro che è tutto da sperimentare, ovvio. Qualcun altro vuol dire qualcosa? È una grande verità sottostante. Io mi sono bloccato al secondo, al terzo. Non l'ho fatto perché mi è salito una nausea terrificante che mi sta passando appena adesso. Ma ci sono stati dei momenti in cui lo facevo e mi sentivo veramente pieno nel vortice, non soffrivo la benché minima nausea, ma non da bambino. Sto parlando ultimamente. E soltanto adesso non ho avuto il coraggio per la paura di stare tanto male. E mi sono fermato. Un po' di confusione adesso. Capisco. Ora, tu sei nel sentire? Va bene se definisco che tu sei nel sentire? Adesso sì. Ok. Allora, io so che sono nel sentire. Va bene, mi accetto. Voglio sentire tutto, ma non che voglio fare solo quello che sento. Perché se faccio solo quello che sento, taglio fuori tutta una serie di cose, perché facendo io sono comunque sintonizzato sul sentire e non percepisco più che faccio solo quello che sento, ma il fare mi porta anche il nuovo sentire. Quando mi sento in corrispondenza e le due cose sono allineate, allora sì che tutto mi riporta al sentire. E quindi non lo so, non mi fa più fatica a fare le cose. Non sento più perché non metto più in discussione che certe cose sono bloccate e non le voglio fare. Ma pensate davvero a certi cibi che non mangiamo, a certe esperienze che non facciamo più, a qualcuno che non va a ballare da 20 anni. Perché? Perché no? O che non si coinvolge, o che non fa un bel weekend, o che... Ditemi sempre se sono paragoni che vi... Quindi c'è proprio un mondo che è centrato sul fare, e le persone in studio te lo portano in terapia. Tu senti che questa persona non sa cosa fare, è sempre concentrata sul fare, e c'è chi è sempre concentrato sul sentire. L'uno e l'altro si incontrano nella simmetria tra fare e sentire, nell'allineamento. Quello che faccio mi porterà sicuramente a un nuovo sentire. E allora vado, sempre, non mi tiro indietro mai. Quindi vado al di là del fatto che faccio un lavoro che mi piace più o meno e di una relazione che mi piace più o meno. Vado. E quindi apro. Se questo funziona e non sento le due cose in opposizione, non sono né nel ritiro né nel blocco, né nel ritiro né nel blocco. Sono nella scoperta tramite il fare e nel decidere dove indirizzare attraverso il sentire. E allora le cose arrivano come se io non le avessi nemmeno preordinate. La famosa serendipity, no? Allora lì sono nell'essere e mi sento che mi serviva proprio questa persona che ho incontrato, e l'ho incontrata. La sentivo, no? Mi piacerebbe tanto, di colpo si è materializzata questa esperienza, questa casa, questa persona. Quindi l'essere lo senti che è un momento di grazia, è un'illuminazione che dura. Quindi è una, sei collegato alla fonte, si dice. Alcuni dicono, no, in termini religiosi sei collegato a Dio, altri dicono sei collegato all'universo, ma tu senti che sei collegato a una fonte di energia che sgorga continuamente. Quello è l'essere, ovviamente nella sua massima manifestazione. Poi siamo tutti sempre nel fare, tutti nel sentire, tutti nell'essere, ma a seconda delle percentuali che decidiamo. Se vi aprite, se ci apriamo a questi discorsi, allora il benessere è una questione davvero navigabile, praticabile. Ma non sono discorsi che si pensa siano riproponibili a livello individuale, terapeutico e di sviluppo. Invece lo sono. Io posso determinare il mio essere, posso determinare il mio sentire e il mio fare. E questo esercizio è veramente uno dei tanti che posso citare. Io ve lo riporto perché è più emblematico degli altri, ma per il resto
qualcun altro vuole fare una chiosa e poi cominciamo? Io ho dovuto fare spazio per godermi l'esercizio, nel senso che la mia casa è piccolina, no? Fatto la prima volta un po' così sostenuto, quando hai detto la seconda volta centratevi di più, cioè siateci di più, sentite di più, per sentire dovevo mollare il controllo cognitivo. E quindi a quel punto mi sono accorta che però gli stigoli dei tavolini che i miei occhi agganciavano mi davano fastidio. E ho dovuto fare spazio e poi la terza volta non è che sono andata più veloce o che sono che ho roteato di più, ma ho sentito che le spalle si rilassavano, che si rilassava il petto, il diaframma, quindi non è stata tanto la ricerca di una vertigine estrema quanto il goderti lo sbilanciamento, questo definirei così. Sì, grazie, grazie Ross, perché quello che io dico spesso è che nel terzo livello l'essere cambia la qualità. Per esempio, quando io vi dico, no, che nelle classi bioenergetica cambiano i riferimenti di spazio e di tempo, come abbiamo visto, ci abbiamo dedicato una settimana all'uno, una settimana all'altro, vuol dire che ti cambia proprio la qualità del tuo percepirti nello spazio e la qualità di percepirti nel tempo, quindi tempo intenso, spazio condiviso, no? Quindi a quel punto ci giri dentro, ti cambia la qualità di vivere, che vuol dire cose diverse, non vuol dire le solite dimensioni, ecco, non so se sei d'accordo. È stata proprio quella di cambiare un po' la dimensione, una marcia diversa, ma non nel fare di più, no, no, neanche appunto. Nel sentire di più, solo nell'essere in una maniera un po' diversa, sì, una qualità diversa. Nell'essere tutto diventa esperienza. A quel punto, se è esperienza, io la sto sia facendo che sentendo insieme. E quell'esperienza è il mio essere me stesso. Cioè questo allineamento tra le tre cose. Pensate adesso alle Olimpiadi, no? Quando si realizza un obiettivo e tu senti che hai realizzato qualcosa, non c'è una distinzione. Però prima, nella preparazione, quando non ti andava di fare, tutto era bloccato. L'hai dovuto sbloccare, sentire e rifare tantissime volte quando alla fine ti sei sentito che hai realizzato qualcosa. Ma parlo delle Olimpiadi perché sono d'attualità, ma non è qualsiasi manifestazione dell'essere umano. Quando cambi la qualità, tutto diventa esperienza, sei nel tuo essere. E senti appunto il collegamento alla fonte, a qualche fonte senti. Che poi tu lo chiami te stesso, universo, Dio, ma comunque a qualcosa sei collegato. C'è sempre la connessione quando sei nell'essere. Questo non è detto che ci sia nel fare e non è detto che ci sia nel sentire. Quindi è molto interessante sentire che noi siamo destinati alla connessione, e lo diciamo in tutte le classi, connessione, sintonizzazione, collegamento, integrazione. Quindi autoregolazione, quindi sono sempre sinonimi di qualcosa che è collegato a qualcos'altro, che fa da sponda, il cui corpo ci riporta alla terra, ci riporta all'altra parte. Sono tutte metafore della dimensione di qualità che ti porta a sentire che tu sei quello in quel momento e non vuoi stare da nessun'altra parte. Ci alziamo in piedi. Qual è la nostra intenzione principale stasera? C'è qualcosa che ha a che vedere con la sopravvivenza, con la resistenza, il conflitto interiore, lo sciopero, oppure c'è qualcosa che ha a che vedere con l'apertura, la padronanza? E a seconda dei tre stadi di prima, fare, sentire, essere, che classe voglio fare stasera? Una classe del mio fare, una classe del mio sentire, una classe del mio essere, senza alcun giudizio. Voglio semplicemente fare gli esercizi o voglio sentire qualcosa di diverso? Lo voglio fare in apertura? Lo voglio fare in
riserva, va bene tutto, ascoltate le vostre istanze. E lentamente, dopo aver ecco fatto fare cric croc e tutti gli sclocchi possibili alle nostre giunture, ci mettiamo come sempre in una modalità di radicamento a terra e di carico di energia. Sto caricando la mia energia lentamente, inizio a scendere e salire, e ad ogni speciale stantuffo, se mi passate la definizione, che io effetto con il terreno, sento che la mia energia si equalizza, si ascolta, fluisce e quindi in qualche modo mi pervade. E allora sento che la qualità della mia energia è diversa. In ognuno degli esercizi che faremo vi chiedo di osservare se si verificano in voi i tre stadi, se c'è un inizio dove sto semplicemente facendo l'esercizio, se c'è una parte in cui partecipo molto di più e mi sento dentro, e se c'è infine una qualità di questa esperienza che mi trasforma dentro. L'ideale, come dico spesso, anche se non uso questi tre livelli, l'ideale è che alla fine tutto diventi un'esperienza e che non ricordi bene che cosa è successo, ma comunque ho sentito qualcosa che scaturiva di particolare. Le piante mi fanno scendere, le piante mi fanno salire, una mano sul petto, una mano sull'addome, sento come al solito che i miei organi interni si lasciano andare a queste braccia, che sono oltremodo, lo dico tre volte, oltremodo accettanti, cingono, sostengono, alleviano, fanno espandere finalmente i nostri organi interni, mentre le gambe sono due potenti piattaforme, le mie gambe mi stanno sostenendo come io non ho mai creduto di poter fare, ma loro sono molto più forti di quello che io credo. Tutte le gambe di tutti noi sono molto più forti delle sensazioni che abbiamo su noi stessi. Le piante dei piedi, le dita allargate, sono ben a terra, lasciano che le ginocchia si pieghino, poi invertono la direzione, entrano a sentire la terra, in questa connessione rimbalzo, sponda, si mette in moto una catena di movimenti minimi, ognuno scomposto dall'altro, eppure linkato, collegato, integrato, che fa sì che poi le ginocchia si raddrizzino, ma non c'è volontà, non c'è alcuna preordinazione. Io so soltanto che mi sto appoggiando totalmente alle mie gambe e
che la mia parte interna, quella più profonda, si sta lasciando accettare ed espandere dalle mie mani e dalle mie braccia. Questa è la meditazione bioenergetica, questo vuol dire meditare col corpo in movimento, vibrante, assoluto. Il baricentro in avanti, sono sull'orlo del cadere, le mie piante dei piedi non hanno quasi contatto col terreno, se sfiorano il terreno non hanno intenzione, sto lavorando solo con l'avampiede, non con il tallone. Se questo non toccare il tallone mi provoca dolori alle gambe, soprattutto ai polpacci, ritorno sui talloni, sto qualche secondo o minuto sui talloni e poi ritorno col baricentro in avanti, perché è nel baricentro in avanti che tutto si squilibra e permette un'esperienza molto più di ricerca, di sperimentazione, di metterci in gioco. Accade solo ciò che mettiamo in gioco, non accade ciò che ci risparmiamo che accada. Un suono, come potete immaginare, come vi dico spesso, mi fa sentire la mia risonanza e il mio rispecchiamento in me stesso, quindi non posso elucubrare, rimuginare, distrarmi, pensare all'altrove. È proprio una legge matematica, non riesco a pensare se esprimo un suono.
e accade che non c'è più spazio, non c'è più tempo, non c'è più inizio, non c'è più fine, non c'è obiettivo. E dovresti, potresti, puoi, è già successo, che tu ti senta dentro adesso, dentro il tuo schema. E ti senti dentro il tuo schema corporeo semplicemente perché senti i riferimenti, senti destra, sinistra, alto, basso. C'è uno spazio interiore dentro di te, un tempo di flusso dove sei solo qui ed ora e non c'è nient'altro, nessun altro. In questo tempo-spazio si realizza il tuo modo di essere te stesso. Senza obblighi, senza proibizioni, senza paure, senza punizioni. Mi sento libero di partecipare, quindi sono dentro alla mia modalità di partecipare, che non determino io, ma che si autodetermina. Ora, come abbiamo già fatto più e più volte, mi metto di lato per farvi vedere, quando scendo, scendo verso dietro, e quando salgo, salgo da dietro, ritorno in avanti e poi scendo andando indietro, quindi il mio bacino visto di lato fa un cerchio o un'ellissi riscendendo indietro e poi risalendo da dietro in avanti. Rigiro il bacino, riscendo e mentre scendo vado indietro, premo a terra i piedi e da dietro ritorno in avanti. Rilascio totalmente il mio diaframma, il mio stomaco, il mio intestino, lo sento. Vedo una luce che dalle mie palpebre chiuse, sguardo rivolto al soffitto, dalle mie palpebre chiuse entra una luce che istantaneamente illumina e rende in perfetta sintonia i miei organi interni. Non si devono più sbattere, si possono rigenerare, riposare e non più lavorare ma sentire, vivere. Se non mi appoggio totalmente sulle mie piante e non mi affido a loro che fanno l'esercizio, io non potrò compiere questa esperienza. Mi muoverò come se fossi in palestra a fare sport. Se invece sto premendo a terra, pesando con tutta la mia scioltezza sulle mie piante dei piedi e loro mi fanno determinare l'ampiezza del movimento, allora tutto si compie. A terra perché devono premere per tornare in su, ma io sento molto radicato il mio modo di fare l'esercizio, come se i miei piedi fossero sprofondati sotto al materassino, sotto al pavimento.
ad un certo punto interrompo l'esercizio e inverto la direzione, e quindi da giù vado in avanti, poi torno indietro e scendo indietro. Quando sono giù premo a terra per risalire in avanti e inverto il giro, permettendo al mio bacino un'esperienza simile ma nei fatti completamente diversa. Sento che il mio movimento è il mio sentire. Sento che sta succedendo qualcosa e che io non sto determinando il movimento, ma si attua da solo. Questo è allineare, fare e sentire, quindi è esprimere, è creare. Quanto più tempo passo in questa sintonia, sintesi e illuminazione, tanto più poi lo porto fuori da qui, lo porto nella mia vita e accade qualcosa di diverso, benefico sempre di più, e con miglior potenziale vitale per me, come se io espandessi la mia vita, il mio essere. Credo lo stiate notando, questo modo di stare qui ed ora nel flusso non ha compromessi, non ha limiti ab inizio, ma è totalmente libero di sentire, partecipare. In qualche modo vivere intensamente. Un'altra sensazione di flusso è che posso stare un tempo indefinito in certe posizioni, in certi movimenti. Non sono più di passaggio,
sono di esperienza. Non faccio mai più qualcosa per arrivare a fare qualcos'altro. Faccio qualcosa in sé che realizzi un sentire, ma non ci penso nemmeno. Succede e basta. Stiamo concludendo, ci muoviamo nello spazio, a occhi chiusi o semi chiusi, sentiamo cosa accade, come mi sto muovendo, quanto sono ancora nell'esperienza precedente. Poi andiamo in bend over, quindi piegamento in avanti, l'esercizio delle gambe è lo stesso, identico, anche se l'excursus è minore, identico a prima, ma il busto non c'è più, quindi lo immagino sgonfiarsi di tensione di aria, come un burattino che non ha più fili, e vado giù con le mani che sfiorano il terreno. Sto in questa sensazione in cui di nuovo le ginocchia si raddrizzano solo perché le piante premono a terra, ma tutto è esponenziale, la profondità di questo esercizio è notevolmente diversa, è come un'accelerazione, un tuffo nel mio schema corporeo. E registro se ci posso stare dentro, se sto andando come nel secondo livello a sentire troppo, a sentire sia il positivo che il negativo, o se sono in una sintesi, un'esperienza comunque apertissima e piacevole. Mi sto manifestando o sto esplorando? Mi sto manifestando o sto esplorando? Mi sto manifestando o sto esplorando? Sono identificato con questo esercizio? Quali emozioni provo? Mi ci posso aprire a queste emozioni o sono pericolose per me? È tutto lì. Nella migliore delle accezioni, come sta succedendo a me, per fortuna in questo momento, sento la pulsazione, il mio battito del cuore equivale è la mia vibrazione a terra. Non devo fare altro.
Vado in ginocchio adesso. Punto le dita dei piedi dietro. Mi siedo sui talloni. Oscillo a destra e a sinistra e sento se sto mettendo in crisi un sistema pericolante che si deve difendere, o se sto esplorando un sistema aperto che si sta conoscendo. Sto mettendo in crisi un sistema fragile che si deve difendere, o sto esplorando un sistema aperto che si deve conoscere. Non c'è giudizio, va benissimo quello che sento. So che sto a questo punto, questa è l'autoregolazione delle classi di energetica. Accettare lo stadio, il livello, la sensazione, la resistenza, qualsiasi cosa. Tutto va accettato perché è legittimo. Il mio sistema questo sopporta, questo regge, questo ha intenzione oggi di fare. Io ci posso solo dialogare, non posso imporgli niente. Ma la verità è già tutto. Lentamente sento di nuovo come cambia la mia voce, come risuona più in profondità, più vera, più essenziale. E percepisco che in questo movimento si sta creando un nuovo spazio, una nuova sintesi. E il mio sistema non è più tanto da difendere, almeno per me personalmente, ma può essere molto più esplorato di prima. È questa la conquista, che da difesa diventa esplorazione. Se da difesa in un esercizio solo colgo l'esplorazione, allora ho fatto quel piccolo passo che mi porta direttamente nell'universo. Sentite come a questo stadio gli esercizi non sono esercizi, sono esperienze, sono viaggi, sono messe in discussione col corpo e le emozioni. Quello che riesce a fare. Ok, andiamo terminando, allunghiamo i piedi dietro, ci sediamo sui talloni e di nuovo cerchiamo un'esplorazione diversa, probabilmente più comoda, ma non è detto. Posso sostare un po' su un tallone, posso poi spostarmi e sostare su un altro. Ho semplicemente soltanto allungato le punte dei piedi che non sono più sul materassino, ma il collo del piede è allungato sul materassino, sul pavimento. E adesso vado nell'estremo estremo, cioè quindi mi posso anche mettere in questo modo e sblocco tanto le anche. Cerco di sbloccarle proprio il più possibile. E mi chiedo, ovviamente chiedo a queste anche, qual è il problema? Che c'è?
lo puoi fare, ti puoi lasciare andare. In un aspetto di risposta, ovviamente, so che arriverà in termini di sensazioni corporee, emozioni corporee, sogni, intuizioni, aperture diverse, sintonie con persone e cose differenti e magari più illuminate. Vado concludendo, mi siedo a terra, mi metto all'indiana, mi ascolto, inizio a girare il bacino da ogni parte. Il busto da ogni parte, un giro, poi il giro inverso, ma lo lascio al mio lasciarmi andare all'intensità. Magari faccio qualche giro e cerco una profondità diversa, un guizzo, un terzo livello. Poi faccio giri al contrario, e anche qui mi chiedo cosa sto facendo oppure cosa sto vivendo. Posso immaginare il mio diaframma che si lascia finalmente andare, che non è più un blocco di marmo, che finalmente mi lascia respirare. Sì che lo puoi fare, sì, lasciatelo conquistare questo spazio in cui il diaframma finalmente, come l'ultimo baluardo della linea Maginot, crolla e crea spazi. Ah, finalmente. Mai avrei pensato 2 minuti fa che questo esercizio potesse essere così piacevole come lo sto vivendo in questo momento. Cosa c'è di più bello di esperienze come questa? Poi cambio giro e mi godo il giro al contrario. Poi vado concludendo e adesso mi accingo ad alzarmi, di nuovo cammino nello spazio, ti chiedo di ascoltarmi in profondità con la tua parte più emotiva, profonda, collegata. Cammina, cammina e senti che cosa c'è. Cammina e senti a che punto sei di questa esperienza. Non vedi l'ora di che cosa. Adesso io metterò delle musiche
e ti chiedo sempre di sentire come stai partecipando a queste musiche, quanto sei integrato con questo movimento, con questo ritmo, per esempio se ripeti sempre lo stesso passo giusto per ripeterlo, o se lo stai vivendo, se i tuoi movimenti sono minimi ma il tuo sentire è enorme, se sei in che tipo di punto rispetto a questa musica e a questo coinvolgimento. Ah, e tu cerca solo di ascoltarti, solo di ascoltarti. Oh.
cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight. A human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things. Ah, ci riprendiamo bene. A ognuno con i suoi movimenti. Ci lasciamo andare sul materassino. Sempre schiena a terra per ascoltarci un minuto. Ascolto, questa volta mi posiziono con le piante una contro l'altra e di taglio sul materassino, alzo il bacino di quel tanto per sentire vibrazioni che non appaiono se io non premo bene pianta contro pianta e non premo bene di taglio a terra. Possono essere minime, massime, ginocchia più alte, ginocchia più basse, bacino completamente a terra. Ciascuno di noi cerca la propria dimensione per continuare a sentire lo scioglimento di tutta questa serata in un'ultima integrazione. Tendenzialmente dovrebbero essere molto aperte e le vibrazioni scuoterci. Se non riesco a sentire vibrazioni, alzo di più il bacino e premo di più le piante tra di loro e a terra.
questa è l'unica consegna che vi do. Possiamo anche avvicinare i talloni ai glutei se questo ci fa più piacere. Come sempre, va bene se ci riscaldiamo le mani e se le mettiamo a coppa sugli occhi. Io lo faccio con una mano sola, ma voi ovviamente potete metterci entrambe le mani. Ah. Mi sto aprendo, sto vivendo un'esperienza, posso farlo di più? Mi sto aprendo, sto vivendo un'esperienza, posso farlo di più? Mi sto aprendo, sto vivendo un'esperienza, posso farlo di più?
andiamo concludendo l'esperienza, ci godiamo il riposo, io poi metterò una musica per svegliarci.
Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Inizio io, rompo il ghiaccio. Per me è stata una classe molto intensa, anche perché per me il tema del fare ed essere è una cosa nel mio percorso per diventare terapista, insomma, una cosa che ho affrontato un po' a inizio dell'anno, fine dell'anno scorso. Diciamo che durante la seduta a questo giro volevo stare più nel sentire, perché molte volte il mio sentire è frenato più da uno schema mentale, diciamo, un po' più rigido. Però diciamo che anche mentre ero nel sentire è come se comunque passavo tutti e tre gli stati, in qualche modo. Per dire, anche la pizzica e tutto il resto, che per me è una cosa assolutamente familiare, è stata... un passare fra sentire, essere e fare, perché a un certo punto perdevo l'equilibrio e tutto quanto, e quindi dovevo ritornare a rifare un passo dopo l'altro come se non l'avessi mai fatto. Però ho sentito tanto lavorare il bacino, anche a livello dell'ombelico. Intanto avevo però anche collo e spalle molto tese, e mentre facevamo tutti gli esercizi è come se si fossero proprio sbloccati tutti i pezzi, quindi è stato molto interessante. Grazie. Grazie a te. Posso provare? Vai. Allora, intanto nella prima fase del girare intorno a se stessi, questa volta ho sentito veramente molta spensieratezza e quindi quasi la sensazione di staccarmi verso l'alto, e perché di solito sono molto frenata, invece oggi mi sentivo più leggera. E poi ho sentito proprio questa classe molto molto coinvolgente oggi. E quindi mi sono liberata molto, e durante gli esercizi comunico che il mio mal di ginocchio è scomparso, e quindi questo me lo porto a casa, questa liberazione dal dolore che avevo, che mi attanagliava da 2 giorni. Quindi
Anche questo, di questo sono contenta. bello. È sempre bello quando si liberano dei dolori, quando c'è qualcosa che si scioglie, qualcosa che passa ad una dimensione diversa, liberata, più profonda. Questo è un po' l'obiettivo, no? Sempre. Quindi ti ringrazio molto e ringrazio tutti coloro che si avvicinano a questo tipo di esperienze. Due proposte di saluto, molto altalenante per me questa serata, da momenti in cui ero a momenti in cui era estremamente difficile persino stare, insomma. Però bella anche questa esperienza del restare anche nel non fare, per poi riprendere e ricominciare a sentire, insomma. È stata un po' così, come le onde del mare, su e giù. Lo è come le onde del mare, quindi. La vita è come le onde del mare, quindi. Grazie. Grazie. Provo io, Marco. Vai. Per me è stato bellissimo, coinvolgente, è stato una roba, un viaggio mistico, nel senso che fin dall'inizio, dal grounding, la testa è entrata dicendo: e se sei sempre solo nel fare, non nel sentire, no? Così. E poi mi sono detta: vabbè, Anto, dai, cioè. Molla, sarà quel che sarà, no? Non ti giudicare. E quindi niente, lì abbiamo iniziato questo grounding e è ricominciata la nausea, perché io ho sempre questo problema con la nausea. Ma quando abbiamo iniziato a lavorare sul bacino è stata ancora più forte, e lì mi sono detta: ok, io ci sto con questa nausea, ci posso stare. Non devo scacciarla via ogni volta e fermarmi, ci posso stare. E lì è successo qualcosa di magico, nel senso che il movimento del bacino era più fluido, mi sembrava di essere proprio io il bacino, cioè ero bacino, ero solo bacino che si muoveva, era fluido, era spontaneo. E poi ho sentito questo, la nausea è scomparsa e ho sentito questo calore meraviglioso sul petto, sulla mano che avevo sul petto, ed è stato veramente commovente, devo dire commovente, perché ero in una dimensione diversa dal solito, la qualità dell'esercizio era diversa. Ero in un sentire, non so se ero in un essere, ma ero sicuramente in un sentire. E dopo, quando abbiamo cominciato a camminare, anche lì mi sembrava di essere in una scoperta, perché mi sembrava come essere una bambina che sta muovendo i primi passi, perché le gambe avevano tante vibrazioni. E che quasi facevo fatica a contenerle, ma ero lì a muovere questi primi passi nel mondo, non so. Era molto strana come sensazione. Era bellissima però. E poi Marco ha messo la pizzica, insomma, io sono pugliese, quindi cioè, sono entrata in questa bellissima infanzia e lì ho girato come una trottola senza aver paura. Senza aver paura, mentre quando l'abbiamo fatto all'inizio ho sentito la nausea, sentivo che avevo paura di sentire la nausea, di cadere, eccetera. Invece lì giravo come una trottola e mi piaceva tantissimo. E quindi niente, ti ringrazio. Ringrazio tutti, è stato bellissimo. Grazie a te Antonella, è stato un viaggio ascoltarti, Sì. quindi Grazie. per te è stata proprio una bella esperienza per me sentirlo. Grazie, grazie, grazie. Solo una Grazie precisazione rispetto a quello che dicevi tu, no? Essere, fare, sentire. Che succede quando uno è nell'essere, no? Succede che tu senti tanto, senti questo, poi senti questo.
poi senti questo, poi senti questo. Quindi hai delle sensazioni diverse al lavoro, delle sensazioni diverse adesso, te le porti nella relazione, te le porti col tuo schema corporeo nella tua casa, e piano piano piano, quando sei in questo allineamento, senti che le cose che fai sono già sentire, no? Ad un certo punto il novero, il numero, la percentuale di cose che fai ti fa sentire talmente tanto che ti senti in una qualità diversa, no? Questo è l'essere. Significa che c'è coordinamento, cioè sei sempre dentro il tuo essere, no? E quindi ti esprimi, cioè, decisamente di più. Ma nemmeno di più, in maniera più compiuta, se capisci la metafora, più che già vivendo. Quindi, per esempio, non ci sono più i temi devo andare da A, devo conquistare A, devo risolvere, capito? Cioè, è tutto molto più come si determina è il sentire e il fare. E quindi tu sei un sistema di riferimenti dove stai vivendo già il tuo modo di essere. E ti arrivano delle testimonianze, che ne so, di cambio di lavoro, di casa o di certo, okay. che ti si confanno di più. Quello è realizzare il proprio essere, il proprio potenziale. Ovviamente, ripeto quello che ho detto all'inizio, cioè c'è sempre un certo livello di essere nel mero fare, e così nel sentire, no? Però quando tu senti che poi ogni respiro che fai è sia fare, sentire, che realizzarti. Questo è il punto d'arrivo, direi, che tu hai sentito stasera. Sì, ed è stato bellissimo. Grazie. Grazie a te. Posso? Invece io ho sentito il mio povero diaframma stasera. Infatti mi ricollego ad Antonella, perché anche a me all'inizio è venuta... Era un po' che non mi capitava la nausea, no? E anche io ho detto, ci devo stare con questa nausea. Dopo un po' mi è passata, quindi sono riuscito a starci dentro, ho avuto questa... una tosse, la nausea, mi hanno lacrimato un po' gli occhi, però mi ricordavo dicendo, fa bene, dovrebbe far bene. Infatti ho detto, povero, però dicevo proprio, povero diaframma, come ti ho conciato nella vita, e tutta questa vita, tutto... però devo dire che questa sera, a parte che è sempre bellissimo, ma è stata molto intensa, la classe, la parola che mi viene è proprio, ogni esercizio è vero, tu dicevi sempre, non è un esercizio, è un'esperienza, e proprio stasera io invece ho avuto proprio questa percezione, che non sono esercizi, io cioè quando chiudevo gli occhi, anche quando ho messo la musica, mi sembrava di essere in un altro mondo, proprio davvero un'esperienza, ogni movimento era un'emozione, no? Sentivo... che dentro proprio questo corpo, cioè mi è venuta anche un po' di compassione per il mio corpo stesso, dico, ma guarda, cioè, ti muovi di qui, per il diaframma più di tutti, stasera. Grazie. Grazie a te, grazie tantissimo, davvero, che bello. Non speravo tanto, ovviamente sì, ci speravo, però non pensavo che raggiungeste queste... sensazioni, sono molto contento, grazie. Dico due cose io, poi devo staccare. Mi ha terrorizzato la nausea e non sono stato così abile come Antonella di dire ci posso stare, la posso accettare e può andare via. Ce l'ho ancora adesso e sono terrorizzato dalla nausea. Sono terrorizzato perché ci vogliono 2 giorni prima che mi vada via, domani un po' meno e dopodomani forse riesco a stare in una situazione. Se ti concentri su qualcosa di bello va via subito. Qualcosa di bello che tu tendi a cancellare, che ti è successo ieri, oggi, domani o dopodomani, quando farai un viaggio, non so. Cioè, ti concentri solo su quello, rifai 2 esercizi e ti passa. Hai aperto un calderone, capito? Che non perché è stato aperto sia più forte lui di te. Sono solo ricordi, Giordano, sono solo ricordi. Grazie. Grazie a voi, a te. Ciao. Ciao.
parecchio, parecchio. È particolare, cioè, le ho proprio sentite tutte. Diciamo che il momento che mi porto a casa stasera è quando stavamo facendo l'esercizio dell'onda all'indietro, e quando a un certo punto dal basso sono risalita su, mi è sembrato di essere per un mezzo secondo sulle montagne russe. La sensazione è stata la stessa. E poi è impressionante il dolore delle mie dita dei piedi, cioè mi sembra di avere i sassi. A un certo punto ero talmente concentrata che ho sentito tanto calore, ma comunque non si sbloccavano. E mi è venuto in mente, adesso non so se è uno dei miei soliti voli pindarici, però adesso eccola lì la famiglia di mia mamma. Mi è venuto proprio in mente. Mi rimasto male alle dita dei piedi. Faccio fatica anche a fare infatti l'esercizio col bastone. Però vabbè, così l'ho accettato. Posso? Per me stasera è una cosa strana, perché non sto bene, non sto bene fisicamente, ho dolore, ho paura. Domani farò una serie di accertamenti, cominceranno una serie di accertamenti, e stasera ci volevo proprio stare qua. E quindi era uno stare nel corpo con una certa cautela, un po' spiando queste sensazioni di dolore, sorprendendomi e essendo felice nei momenti in cui invece cioè mi sentivo più libera, o sentivo l'energia, o sentivo il calore. Cioè. Quindi niente, una sera faticosa e mi faceva proprio piacere essere qua con voi adesso. Che bello, grazie, grazie, grazie. Mi fai pensare al tanto dolore che ho sentito io qualche mese fa, e l'unica vera arma era proprio stare in questo tipo di movimenti, giorno, notte, e in questo tipo di ricordi con voi, ed ero al di là del dolore. Non c'è altro, quindi ti sono tanto vicino. Grazie. Fai delle meditazioni di guarigione. Cerca delle meditazioni di guarigione. E le troverai. Credici. È tutto lì, crederci. Mi sa che manco io. Sì, anche tu. Io sì, penso. Non ho capito. Mi senti? Mi sentite? Sì. Io me la sono goduta tanto questa sera, malgrado sia stato un passaggio nelle tre fasi, sicuramente. Però è stato bello, anche se all'inizio ho detto: guarda, stasera se chiede lo faccio lavorare sul collo perché ero bloccata. Ho detto vabbè, ed è bastato il primo esercizio, soprattutto nella terza fase, che ha liberato tutto, ed è stato una scoperta enorme, perché potrò farlo e probabilmente mi aiuterà, cioè, e non so, è stata veramente un'onda, però mi ha travolta questa lezione, questa classe mi ha proprio soddisfatta, e ho fatto nel rilassamento, è stato un gran bel rilassamento che ho anche sognato, che non era mai ancora capitato. Grazie, grazie, è stata veramente
bella. Grazie a te. La vita è un'onda di emozioni che arriva da dentro, no? Quindi, se scopriamo questo, il centro è dentro, quindi se io mi muovo da dentro, mi baso sul dentro, sull'ascolto, sull'espressione, sul portar fuori, sul determinare, avendo tanti paletti, conoscenze, primo livello, secondo livello, terzo livello, cioè come mi coinvolgo, ormai quando abbiamo degli elementi poi tutto fluisce, quando senti che tutto fluisce, senti una verità forte. Grazie Lidia, grazie, grazie, contentissimo quando fate questi viaggi. Grazie a voi. Claudio, non ti sento. Perfetto, mi senti? Perfetto. No, per me è stata un'esperienza più intensa, perché è bello, insomma, interessante, coinvolgente, più basata sul sentire per me, nel senso che in un secondo livello fare sentire, ecco, con qualche picchio sull'essere nel momento musica, ecco, mi ha sicuramente aiutato molto. L'esercizio del bacino, appunto, l'ellittica, fare quell'esercizio lì, ecco, lì è vero, si è sentito come una liberazione, come un piacere, un perdersi dentro l'esercizio. Bello, 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 bello. Sicuramente, appunto, c'è sempre comunque il pensiero, no? Che va poi a quello che è stata la giornata, soprattutto sempre le relazioni con gli altri, nel senso positive, negative, questa cosa qua un po' che... però bello. Sì, sì, ognuno c'ha il proprio tema, anch'io avevo l'ossessività, non ci pensavo sempre. Molto. La classe energetica mi hanno liberato, quindi per me è stata un'ancora... No, io immaginavo sempre, quindi ti capisco perfettamente. Quando ho iniziato e staccato completamente mi dimenticavo, non pensavo. Sì. Poi, piano piano col tempo non pensi più tanto, cioè trovi la strada per sentire, per staccare subito i pensieri, per non cavalcarli, se capisci. Per non cavalcarli. Devi risolvere niente, capito? Poi sono tanti slogan, tante leggi, tante sfumature che poi abbiamo imparato negli anni, no? Quindi ci vuole soltanto un po' di applicazione e poi quello che io ti sto dicendo nei nostri incontri alla fine diventerà tuo. Sai quanta energia risparmi non risolvendo più i problemi? Lasciandoli andare, insomma. Speriamo, nel senso che... Però bello, bello, bello rilassato alla fine, tranquillo. Un in bocca al lupo Emanuela per tutto. Bello, grazie. Grazie, grazie, grazie. Emanuela, ti penserò tanto, penserò ovviamente anche a voi. E ci vediamo giovedì. Tantissimo bene a tutti. Grazie. Alla prossima.